stati indenni ad Anni 5 in tempo reale, perché il mio collega si stava ammazzando contro le televisioni. Ma Marco Bellavia è fantastico anche per quello. Band on the Roof, eccoci qua di ritorno. Allora, un mese, due mesi prossimi, importantissimi, ricchi di appuntamenti e di date. Io chiederei alla regia di mandare, non in sovraimpressione perché non si dice, ma di mandare il volantino, il manifesto della vostra, delle vostre prossime serate, dove vediamo il 27 e il 28 ottobre, per esempio 2007 al Teatro Studio Frigia a Milano, eccetera eccetera. Sarete anche sul mio lago vicino a Lecco, a Galdiate, e tanti altri appuntamenti, Teatro Verga, Oscar, eccetera eccetera. Caro Paul o Domenico, per poter comunque meglio approfondire, e per i nostri telespettatori, chi volesse andare... Sì, noi abbiamo anche un sito, bandontheroof.com. Perfetto. Eventualmente chi volesse maggiori dettagli... Visitateli, così potrete trovare tutti i dettagli approfonditi. Allora, io ho una piccola domanda. Sì. Paul McCartney era mancino. Avanti, sì. Perché le chitarre tutte nel modo giusto. Basso, chitarra, avanti. Chi è mancino qui? Ne voglio uno! Non ce n'è. Ah, ma lei è mancino, ma perché tiene la chitarra, il basso, scusi, nel modo giusto? L'unica cosa di destro suonare. Ah, va bene, ok, non vogliamo approfondire. Dice che l'unica cosa di destro che fa è suonare, va bene. Caro Domenico, okay. Mi ha mandato un po' in panico questa risposta. Tutto lo staff di Anni 5 in tempo reale, il nostro pubblico vi ringrazia per essere stati qua. Grazie con noi. Grazie a voi. E l'ultima canzone? Sì, è una ballata che Paul ha dedicato alla moglie Linda. E si intitola My Love. Band on the Roof, grazie ragazzi per essere qui con noi. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's on the screen. My love, and my love, does it go? My love, does it go? And when the carpet's bare, I'll stoof up something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. And my love, does it? Understood.